Essere del tutto disconnessi dal marketing della propria azienda, e parlo lato imprenditore. Se tu imprenditore, se io imprenditore, affido ciecamente a un terzo, a un professionista del marketing, il marketing della mia azienda, e lo abbandono a se stesso, cioè non mi relaziono con lui, sono del tutto disconnesso da quello che sta succedendo a livello di marketing della mia azienda, io vado incontro a un fallimento clamorosissimo. Ho buttato i miei soldi dalla finestra che produco da solo, apro e butto i soldi da là. Professionista del marketing e imprenditore devono stare a stretto contatto, semplicemente perché io sono un copy, le mie colleghe sono un funnel specialist, un SEO specialist, eccetera, eccetera. Noi non siamo produttori di finestre, noi non nasciamo, non siamo nate in questo mercato. Noi mettiamo a disposizione un altro tipo di competenza, ma la competenza dell'imprenditore noi non ce la possiamo avere. Ed è giusto che noi la succhiamo proprio dall'imprenditore, dallo showroom, dall'azienda. Noi dobbiamo prendere tutto questo know-how, e tutto questo know-how, se non ce lo dà l'imprenditore, come possiamo prenderlo in maniera più fruttuosa? Questa è la maniera più diretta, proprio più fruttuosa che possiamo avere per imparare a stare in questo mercato, per imparare a stare in questo mercato e far funzionare le nostre competenze. Ci sono delle conoscenze, dei dati che solo l'imprenditore possiede, solo l'imprenditore ci può dare, la verità pura e semplice. Quindi anche in questo fare marketing comporta all'imprenditore ritagliarsi del tempo, comporta all'imprenditore investire in questo senso, investire anche il tempo, non solo il denaro, investire il tempo, investire in attenzione che noi richiediamo a lui, però è fondamentale. Poi noi produciamo da soli, andiamo avanti da soli, i report, tutto il resto, però non possiamo stare staccati dall'azienda. Questa cosa è proprio un errore enorme, ed ecco perché comunque più in là, più andremo avanti con gli anni, probabilmente più questa cosa succederà. Verticalizzarsi su una nicchia significa lavorare sempre meglio. La verità è questa, perché se noi ci specializziamo su una cosa, se stiamo a stretto contatto con un prodotto, con un tipo di azienda, con un tipo di mercato per tanto tempo, avviene la cosiddetta verticalizzazione, e più siamo verticali su una cosa, più riusciamo in quello che facciamo. È chiaro che per farlo dobbiamo stare incollati a queste aziende, e le aziende devono stare incollate a noi. È normale che sia così. E io credo, ripeto, che negli anni, più si andrà avanti, più il segreto del successo sarà la verticalizzazione su una nicchia. Penso che andrà proprio in questa direzione qui.